sul petto e scorgi ovviamente il logo della US Army. La prima cosa che pensi qual è? sono entrato a far parte di una grande famiglia che ha un blasone storico e, come ho detto anche nelle mie prime battute, è una città che vive di calcio e quindi può far solo che piacere avere sul petto questo logo. Faccio parte di una società calcistica italiana storica che ha sempre fatto campionati importanti in Serie B, Serie C e che sono molto orgoglioso di avere questa maglia e di poter scendere in campo rappresentando la US Army. Tu hai già debuttato, hai giocato in Coppa Italia contro il Trixium. Che emozione ti ha fatto scendere in campo da titolare allo Stadio Olimpico? L'emozione c'era perché comunque era la prima partita ufficiale. Sarebbe stato più emozionante se lo stadio fosse stato pieno, con la curva che ho avuto il piacere di vedere da avversario, ma mai da giocatore della US Abbia. E quindi è stato emozionante debuttare con questa maglia, però al tempo stesso sarà più emozionante giocare per la US Abbia con lo stadio pieno e la curva a tifare per noi. Alle tue spalle la tribuna coperta, però è vuota, come era in occasione della gara di Coppa Italia, come sarà ancora chissà per quanto tempo. Questo è uno stadio che è sempre stato caldo e i tifosi sono sempre stati importanti. Quanto però si sente l'assenza del tifo? Ma sicuramente l'assenza del tifo si sente tantissimo, anche perché, ripeto, è sempre stata una piazza che vive di calcio e i tifosi sono diciamo, la prova, perché la Juve Stabia, questa società, ha sempre avuto un grande tifo, ha sempre avuto il dodicesimo uomo in campo, che è la curva, e che sono tutte le persone che vengono a vedere la partita qui. Quindi di conseguenza è una mancanza che spero che il prima possibile possa venire meno e che tante persone possano venire a tifare questi colori importanti. Guardando nella telecamera, presentati ai tifosi a casa, come ti descrivi? Ma io faccio fatica un po' a descrivermi, io cerco sempre di essere una persona che porta rispetto verso tutti e quindi spero che questo anno possa insegnarmi tanto, anche se ho 36 anni e sono un vecchietto, come dicono in maniera goliardica. Spero che comunque questa stagione, questi compagni, questi tifosi, questa società possa insegnarmi ancora tanto, perché ho tanta voglia ancora di imparare. E sono un ragazzo giovane, ma nel calcio già grande. E ho tanta voglia di fare, ho tanta voglia di lavorare, di apprendere dal mister, dal preparatore. E sono un ragazzo umile che porto sempre rispetto a tutti quanti, dal più grande al più piccolo. Per me ogni compagno è importante, dal ragazzo del 2004 al più grande che è Matteo dell'84, e mi piacerebbe togliermi qualche soddisfazione con questa maglia e raggiungere il risultato più ambito. Una trattativa lampo, possiamo definirla così. Penso che sia stata una grande soddisfazione per me e quindi ringrazio la società, la proprietà, ringrazio il mister, ringrazio il direttore e come ho detto, speriamo di portare tanto entusiasmo verso delle persone che vivono per questo sport e per questi colori. Ce l'hai di fronte a te, adesso siamo in tribuna, quanta voglia hai di metterti tra i panni? Ma sicuramente avere la fortuna di poter fare questo mestiere, è una grande cosa e quindi già solo il fatto di poter entrare ad allenarmi e calpestare quel ring, mi fa solo che piacere e mi dà tanta emozione. Qual è il compagno con cui hai legato di più? Guarda, ho legato tanto con, vabbè, i ragazzi che siamo in albergo, stiamo sempre insieme, quindi comunque ci siamo legati, ci stiamo conoscendo strada facendo e giorni trascorrendo. Un ragazzo con cui in questo momento mi trovo a parlare di più qui al campo, perché poi dopo fuori dal campo non lo vedo perché abita non in albergo, è Denis Tonucci. Perché ci accomuna un po' la sua terra, lui è di Pesaro, io ho giocato a Pesaro un anno e quindi ci accomuna la Romagna e quindi di conseguenza,
mi trovo bene a parlare con lui, c'è sempre stata stima reciproca e quindi mi trovo bene. Tu sei arrivato già da qualche tempo, ti sei allenato, come abbiamo detto prima, e anche già debuttato contro il Tritium. Vedere lo stadio da dentro sicuramente è un effetto differente, guardarlo adesso qui dagli spalti invece che effetto ti fa? Sicuramente il campo è molto più bello esserci rispetto a essere sugli spalti. Sarebbe più bello, ripeto, vederlo dal campo con la tribuna piena, sarebbe ancora più bello, piacevole e emozionante. Nonostante la tua giovane età, hai già messo insieme un po' di esperienza. Ecco, una piazza però così calorosa come Castellammare, che effetto ti fa viverla da dentro, poter essere appunto parte integrante di questo club? In passato ho avuto la fortuna di essere anche a Salerno, che è una rivale di Castellammare, ma come Castellammare è una piazza molto calda, con un tifo importante che si fa sentire, perché anche ieri che era a porte chiuse, comunque dai palazzi limitrofi venivamo incitati e fa piacere comunque avere un pubblico così caloroso, comunque ti trasmette energia e ti motiva a fare il massimo e a dare tutto per questa squadra. Prometto Cosa ti senti di promettere ai tifosi? che non mollerò mai, che darò sempre il massimo durante ogni seduta e ogni volta che verrò chiamato in causa.